Giorgio Andreozzi, gastronomo. Oggi giornata incredibile perché inizia di notte. Dove siamo? Siamo a Fano, al porto. Siamo fortunatissime perché non è neanche troppo freddo stasera. E siamo pronte per l'asta del pesce. Tu ci sei mai stata ad un'asta del pesce? Mai stata e sono davvero elettrizzata. Bene, bene, non vediamo l'ora. Andiamo. Geo, sei pronta? Prontissima. Adesso vediamo che insomma si sta intensificando l'attività in questo momento, quindi siamo prossimi a appunto iniziare a vedere questa asta e il movimento devo dire che c'è anche nelle cassette. Vero, sì. vero. Pesce freschissimo. Freschissimo. Stiamo per scoprire come funziona effettivamente l'asta del pesce. Sì, è un momento comunque magico, no? Cioè quello che accade di notte non si vede, eppure poi il risultato è insomma il buon lavoro del ristoratore, no? Quindi è molto interessante questa fase che di solito appunto è sconosciuta ai più. Più qua cosa c'è? Vediamo. Queste dovrebbero essere razze. Questo è un piccolissimo scorfanetto. Sogliolette? Sogliolette. Queste sono le cianchette. E questi, Geo? Sono dei calamaretti, vedi come sono piccoli. Questi sono buonissimi, in guazzetto, proprio 2 secondi, veloci veloci, al bacio. Questo è il mercato ittico all'ingrosso, noi vendiamo la produzione dei pescatori locali. Il mercato apre alle 3, le imbarcazioni portano il loro prodotto qui dalle 3 alle 4 dentro questo qui che è la sala deposito del mercato. Adesso, non so se 2 minuti fa è suonata una campanella che da quel momento chi arriva non fa più un conto, praticamente vende per ultimo. Adesso noi facciamo un sorteggio fra tutti questi che sono arrivati per decidere chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo. E fra alle 4 e un quarto iniziamo l'asta che è nella sala adiacente praticamente, è un'asta elettronica, è a ribasso e poi dopo vedrete, fate anche delle riprese, si fa cassa per cassa praticamente, e dove c'è un orologio che praticamente io faccio la statura, do il prezzo, mettiamo in merluzzi 10 euro e questo qui un orologio comincia a girare al ribasso. Quanto il pescivendolo decide che il prezzo va bene, ha un telecomando che blocca il prezzo e questa qui la cassa passa in un'altra sala dove c'è lo sbistamento tra i vari acquirenti. Noi dal martedì al venerdì 4 volte, sì. Perché la pesca a strascico, loro adesso possono pescare 4 giorni settimanali. Loro possono pescare dal lunedì al venerdì a mezzanotte. Di questi 5 giorni ne possono fare solo 4, perché uno hanno l'obbligo di comunicare in capitaneria che sono fermi in questo periodo. Secondo me qui sta per iniziare. La prima campanella ha suonato, vedo che si stanno attrezzando con questi dispositivi che servono appunto per aggiudicarsi il pesce, credo. Sì, esatto. E quindi credo che insomma potremmo iniziare a prendere posto anche noi. C'è un profumo, mi spiace che non passi, ma c'è davvero un buonissimo odore di mare. È vero, sì, siamo circondati da pesce fresco e appunto molto molto profumato, per cui ecco, questo è uno dei primi indicatori della freschezza del pesce, cioè profuma di mare.
veramente bello poter vedere in effetti qual è la ricchezza del nostro mare, cioè non solo gamberi e code di rospo, ma c'è davvero molto molto di più da vedere, quindi è bellissimo. È una vita decisamente particolare perché ovviamente gli orari, ecco, sono questi, quindi quando tutti quanti dormono i pescatori e tutta la gente che ne lavora intorno ovviamente sono costrette a stare in piedi. È una vita ovviamente che ingloba tutta quanta una famiglia soprattutto, cioè non è un lavoro che può essere dato in mano a terzi perché ovviamente è normale, no? L'attività, insomma, se viene seguita da un componente della famiglia molto meglio, perché ovviamente è un discorso di proprio di redditività, perché è normale, quando una cosa è tua automaticamente sei un po' più attenta in quello che è la vendita del pesce, ci tieni un po' di più, no? Perché è normale, il prodotto, i prezzi dei prodotti non sono sempre uguali, è un'asta, quindi bisogna cercare sempre di vendere al miglior offerente. Mio marito non è figlio di pescatori, e lui aveva una passione per il mare, quindi ha intrapreso questo tipo di attività un po' sotto, diciamo, sotto la guida dei cugini. Io anche non sono figlia di pescatori, quindi mi sono ritrovata a fare questo tipo di vita. Io sono un'impiegata, quindi diciamo che durante il giorno faccio tutt'altro. Noi abbiamo questo peschereccio a Civitanova, l'abbiamo tenuto per un po' di anni ad Ancona e poi 8 anni fa siamo rientrati a Civitanova, ovviamente sia ci viviamo e nello stesso tempo ci abbiamo anche riportato la barca. Quando siamo andati a Civitanova abbiamo deciso, per un discorso per l'appunto di redditività, anche di smistare il pescato su più mercati. Allora, mio marito si occupa della pesca, per quanto riguarda la vendita me ne occupo io e a Civitanova abbiamo un signore che ci aiuta, mentre per quanto riguarda il quantitativo che viene portato qui e al mercato di Pesaro me ne occupo io. E quindi lascio una parte qui, adesso fra 10 minuti riparto da qui e porto un'altra 20-30 casse a Pesaro, qui lo lascio, su seguo la vendita e poi rientro. Poi inizio una giornata perché alle 8:30 sono in ufficio. La stagione è entrata nel vivo e entriamo a vedere quello che sta succedendo. L'atmosfera è straordinaria. No, è bello perché è un rito, sì. Praticamente un rito che avviene di notte. Di notte, è quando bellissimo. Il resto del mondo dorme. Mi è valsa decisamente la pena. Poi ti dico, non vedo l'ora di bere un po' di moretta, perché dopo un po' serve qualcosa di corroborante che ti tira un po' su. Del mattino, siamo felicissime di non essere andate a dormire in questa notte particolare per aver vissuto questo momento speciale, l'asta del pesce. Stanche ma felici. Esatto, abbiamo le occhiaie ma noi non guardiamo questi particolari, noi guardiamo la felicità di questo momento e le tradizioni soprattutto. Che cosa succede? C'è questo orologione gigante che dà il tempo, perché il tempo è importante per questa nostra casa. Là su quella praticamente rullo passano le casse di pesce, appunto arrivate poco prima, pescate nel nostro mare, quindi proprio a pochi passi, diciamo, da qui. Sono barche che sono uscite 24 ore fa. Esatto. Al massimo in alcuni periodi ci sono barche che rientrano dopo 48 ore di pesca, per cui vuol dire che si sono allontanate un po' di più. Il massimo che possono aver fatto però sono 60 miglia dalla costa. Tanto poco? Non tantissimo. Esatto. Oggi però sappiamo che c'è solo pesce che è stato pescato in nottata e
come dicevi Erika, c'è l'orologio che determina il tempo e quindi anche l'andamento del prezzo del pesce, una fase di controllo e poi una fase di etichettatura, diciamo, della cassetta, che poi andrà effettivamente destinata a colui che l'ha presa. Ci sono tanti telecomandini verdi che servono per fermare la cassa del pesce. Il bello è che appunto chi acquista il pesce nell'asta chiaramente lo vede davvero, quindi insomma sa che cosa sta acquistando, e poi il bello è che questo pesce arriverà sulle tavole freschissimo e si potrà assaggiare. È importante dire e parlare del sacrificio, io così lo chiamerei, delle persone che sono alle nostre spalle. Sono ristoratori che appunto hanno la passione, talmente una grande passione per quello che fanno, che appunto sono qui e tra qualche ora saranno in cucina. C'è un lavoro pazzesco dietro che spesso poi non emerge, no, nel piatto, e quindi è importante poi ricordarci che quando paghiamo un piatto al ristorante dietro c'è un lavoro infinito che parte appunto di notte. Soprattutto perché, esatto, questo accade di notte, e quindi praticamente mentre noi siamo proprio a riposare serenamente ci sono persone che lavorano per, insomma, dare il meglio e farci mangiare il meglio possibile, quindi insomma un momento anche piacevole da vivere, anche perché sono concentratissimi, adesso non li disturbiamo più perché chiaramente stiamo parlando, siamo lontani, ospiti, esatto, lontani da loro, però siamo ospiti di questo momento, quindi lo viviamo insieme. Benissimo, grazie. Sto da Dio, è molto caldo a quest'ora a Fano. Andiamo a fare una rapina? Siamo pronti? Sei pronta per fare una rapina? Normalmente alle 1.30 voi che fate? Dormite? Anche noi dormiamo normalmente. Solo che oggi abbiamo deciso di fare una cappatina al porto di Fano. A fare che? Lo scopriremo tra poco. Stay tuned. Pronta? Sì. Qui inizia a esserci un po' di movimento, Gio, sei pronta? Prontissima. Inizia ad esserci già un po' di movimento, stanno arrivando i primi pescatori, insomma, scaricano, pare che sia stata una bugia.